domanda, ma Mamito beve solo latte preparato o anche quello della mamma? Però adesso arriviamo alla domanda: che fine ha fatto Ciuchino? L'astronauta Martino! Giorno 10 di 30. Buon il latte, mamma. Ebbene sì, giorno 10 di Di 30! 30! Siamo arrivati al giorno 10, ragazzi. Nella scorsa giornata vi abbiamo chiesto di farci delle domande e adesso andremo ad affrontare questa miriade di domande nella giornata di oggi. Iniziamo la nostra giornata! Buonanotte, buonanotte, fiorellina. Alla tutina di Harry Potter. Buonanotte, Harry. Harry Potter. Notate che ci assomiglia un po' a Voldemort. È uguale. Tom Riddle! Eccolo qua! Chiara Rivolta ci chiede: di che colore ha gli occhi Mamito, grigi o celesti? Celesti. Ha gli occhi della mami. Sembrava un giorno apparentemente tranquillo quando lei mi ha detto guardami. Ecco, mamma bise da giovane sembra. Sì. Come sta? Bene, amore, sei sexy. Ti Così. giuro, amore. Mamma mia. Non mi sono impossessata però di mamma bise io così. Prof, mamma bise. Dimmi una frase tipica, la più Di comica. Mamito! Mamita! Non sta benissimo, ragazzi, così. Vieni più vicina, mo. Stupenda. Vieni più vicina. Da Dio. Sei pronta? Posso Sei pronta? sistemare un attimo? No, mo, sei perfetta. Sono perfetti sti capelli. Non vengono lavati da 10 anni. Vieni più avanti. 3, 2, 1. Mamito! Vieni subito qua! Mamito! Quante volte ti ho detto di bere tutto il latte! Mamito! Devi fare gli esercizi! Devi tirare sulla testa! Mamito! Non far arrabbiare la tua mamma! Fino a quando vivi in casa mia, decido io! Mamito! Dai, ti riesce bene, ti giuro. Ti giuro. Se vuoi possiamo fare una serie dove io faccio solo il doppiatore, ma non ci sono. E Ok. ci sei solo tu. Mamma bise da giovane. Non male sta mamma bise, Così va eh. bene. Quando ti è cresciuta la barba, mamma bise? Ma come ti permetti? Scusami, Mi stai dicendo che io ho la barba? Mamita! Ci sta. Ci dobbiamo lavorare, però sei sulla strada giusta. Adesso cambiamo la nostra camera. Fanno gli spostamenti. Staccate tutte le prese, ragazzi, importante. Mare, Ehi. Francesca Zio Basso ERR ci chiede: Sì, prima che ciao. nascesse, avete immaginato la faccia di Martino? Corrisponde ad ora? Sì, abbiamo visto nell'ultima coreografia c'era la faccia di Mamito ed era uguale identica a quella di Ma quando lei lui è chiede nato. se. Lei se l'era immaginato così, Sara. Brava, Mare! Proseguiamo! Poi la tenda di Mamito, la tenda di Mamore. Com'è stato? Com'è stato? Ma basta, non simulare la giraffa! È stato bellissimo! È stata un'avventura fantastica! Ciao amici di Space Family! Mettete like a questo video! Amore, Anna.Malvi ci chiede: che segno ascendente siete tutti e tre? Che ne so? Io sono Come gemelli, no? ma Come non so che l'ascendente ne dei gemelli. so? Io? Quindi 22 maggio scrivetemelo qui sotto, che ascendente ho, 22 maggio. Devi dire anche l'ora, mi sa, in cui sei nata. 3 di pomeriggio. Ok. 3 e 5. Ok. Vale è nato il 17 marzo. Alle Alle 17:32. Ah sì, lo sapevo, 17:32, E quindi quindi sono un pesci, pesci. però non sei l'ascendente. E Martino il 20 gennaio 2022. Hai sentito? L'ha detto lui. Alle 22:45, di tutti gli Quindi lui è ascendenti. un capricorno. Esatto. L'ascendente però non lo sappiamo. Calcolate i nostri ascendenti. Grazie, ciao.
Doraemon, Doraemon, che gatto spaziale solo tu ci regali. Sa come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Ma Tomini padrone, Mare, è un vero pigro. Mare, ehi. Allora, Ariel.Sainovic ci chiede: andrete all'Europark di Milano? No. Cos'è l'Europark di Milano? Non ci andiamo. Ma che cos'è? È un park euro. Cioè? Pieno di euro, di monete. Dai! Pieno. Cos'è, veramente? Non lo so! More. Eh? Annalisa.Scardigno ci chiede. Scardigno? Sì, volete andare nello spazio? Ma magari andare nello spazio, però penso che rimarrà una cosa che sogneremo. No, ci andremo. Punti. Come ci andremo? Grazie Annalisa per la tua domanda. More. Lucia P ci chiede. Okay. Vorresti un secondo figlio o figlia? Certo. Ovvio. Ovvio. A questo ci tengo tantissimo. Fore. Ehi. Allora, Yas. _08_ ci chiede: Vale, visto che sei bravo con le imitazioni, cerca di imitare la futura voce di... Esatto. Non lo so. Dai. È l'unica... No, non la posso doppiare, ragazzi, mi dispiace. È l'unica cosa che davvero non riesce a... No, no, a prevederla. Già solo immaginarla mi... batte il corazon. Amore. Cenerella, cenerella, minna mina, cenerella, ci noi ci diamo da fare. Si può rimodernare da tutti quanti intorno. Lavoriamo tutto il giorno. Abbiamo interrotto il nostro sistemare la casa. Per vedere la premiere, come tutti i giorni alle 2 un nuovo video e guardiamo la premiere insieme. Di 30. Marta Lu, okay, ci chiede: potete provare in un video a fare lo slime? Ah, sì, lo faremo. Anzi, insegnerò a te, amore, a fare lo slime. Poi, domanda... Perché sapere chi sono la regina di slime. E allora noi aspettiamo i tuoi slime, amore. Va bene. E poi, Sara, di cosa ti sei innamorata di Vale? Di tutto. Ma questo è scontato, di tutto. Di tutto. Non di è qualche scontato. Cosa, qualche della pregio. Sua mente. È la mia mente? Mentale? Sì, mi hai stilato mentalmente. E poi fisicamente, ovviamente. Ah, ok, anche perché sennò... Dicevi che ho una mente incredibile, ma sono un cesso a pedali. Bene, bene, mani, sei il bambino più bello del mondo. Sei il bambino più bello del mondo. More, una domanda da Ade. Avresti voluto chiamarti in un altro modo? Cioè, ti piace Sara? O volevi chiamarti? Sì, io però... amo il mio nome. Però? Amo il mio nome, ma mi sarebbe piaciuto anche... Non posso dirlo perché è il nome della seconda bimba che avremo. Ah sì, volevi chiamarti così? Sì. Ti sarebbe piaciuto? Sì. Invece io? Dove vai, amore? Hercules! Ma veramente? Oh, mascole! Immaginati! Raga, arriva Hercules! Poi arrivavo io, basso, piccolo. Vediamo i nuovi supereroi che circolano nella zona. Lasciamo Martino qui a fare la nanna. Martino. Guarda il ciuccio. E noi continuiamo a mettere a posto. Andiamo. Che te fa? Che te fa? Che hai fatto? Io intendiamo questi. Anad 379 ci chiede. Cantante. Mentre salgo le scale. Mentre salgo le scale, sì. Okay. Cantante, canzone non italiana preferita. Cantante e canzone non italiano preferito. Tokyo Hotel, Michael Jackson. Canzone? You are Not Alone di Michael Jackson. E Tokyo Hotel tutte, cioè, okay. Non serie TV, film preferito? Serie TV e film preferito? Sì. Griffin, The Walking Dead, Harry Potter. Film, però non è un film, però non so, vabbè.
Tantissimo, invece con tantissimi film mi piacciono. Serie The Walking Dead? Sì. E la nostra di Space Family. Ah. Io devo andare a fare la spesa, io! No, siamo nel 2022! No, Amazon, tanti che voglio questo, quest'altro! E mi arriva a casa il tipo! Il tipo mi arriva a casa con la spesa! E io dico, ma perché devo andare io? Con l'acqua così, con la schiena rotta! Così sembra 80 anni quando arriva il tipo che ti porta l'acqua qua, dentro casa, ti fa pure bevi, te la mette nel bicchiere! Perché? Perché non ordini questa spesa? Tutte le persone al mondo vanno a fare la spesa. Io ti sembro una persona normale? No, non credo. A proposito, questa mascherina è perché quando abbiamo fatto 2 mesi di Martino, ogni mese di Martino ci travestiamo. La scorsa siamo diventati degli incredibili. Vero. Guarda, vi faccio vedere. 1, 2, 3. Ok, eravamo diventati degli incredibili. Martino, il 20 di aprile fa 3 mesi. Quindi ragazzi, tutti adesso scriveteci da cosa ci possiamo travestire. Sì, ma sempre dai cartoni animati. Sempre da cartoni animati, consigliateci un cartone e ci trasformeremo. La Space Family diventerà un cartone animato per i 3 mesi di Martino. Scrivete qua sotto. Ho il fiatone, andiamo avanti. Ulala. Da qui comunque sono io. More. Ho una domanda per te, anzi, hanno una domanda per te. La vuoi sentire? Sì. Allora, Alice Rota ci chiede: ho una domanda per voi. Come è nato il vostro rito che fate sempre prima di ogni pasto? PS, siete una famiglia bellissima, cuoricino con i felini gialli. Grazie. In realtà devo ammettere che è partito da lei. Questo non lo sapevo. No, amore, no, perché non l'avevo mai fatto nella mia vita questa cosa. E quindi all'inizio era un po' così. Poi dopo un po' io ho iniziato a piacermi sempre di più. All'inizio era un po' così. Ma no, amore, non è una cosa. Ogni 3x2 uno ti fa buon appetito. Poi però certo che ti do il buon appetito col bacio. E a me non mi sembrava una cosa così scontata. Mica lo fanno tutti sta cosa. Però adesso mi sono innamorato del nostro buon appetito, amore. Mi hai fatto tu innamorare di questa cosa, devi essere contenta. Ma non ti piaceva l'inizio. Ma non è vero che non mi piaceva. Ma no, non è vero che non mi piaceva, la trovavo un po' strana. Forse me la sono cavata. Dai, amore. Oh, forse no. Mi sono aggrappata a tutti gli specchi che ho trovato. Allora scusa, per par condicio, perché non facciamo anche buongiorno amore e anche la sera buonanotte amore? Perché la buonanotte e il buongiorno non si fa solo il buon appetito? Non è vero, ci vediamo tutte le notti buonanotte, ma siete addormentati tutte le volte però prima di me. Anche vabbè, ma non, comunque volevo dire quindi, che noi non siamo persone normali, giusto per ricordarvelo. Vero, però siamo dei professionisti. Dai, prova. Su dei Sims. Senti come scalcia. Mamma mia. Hai sentito? Hai sentito? Sì. Va un po' più a sinistra? Il tuo stomaco mi fa effetto sta cosa. Ti fa effetto? Sì. Comunque siamo ancora da Gaba 12. Sì, però non ho capito cosa voglia dire, però stiamo mettendo a posto ancora le faccende di casa, ma... Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Alessia Guidi, quando la Sabri vi ha detto di essere incinta, che reazione avete avuto? Sei bellissima. Che reazione avete avuto? Ho fatto più o meno questo. È andata più o meno così. Qual è la domanda per il video? Smettila. Allora. Dai. Ok, dai. Vai. Dai. Ce la faccio. Allora. Aspetta. Allora. Ok, dai. Rovrena Alessia, domanda per...
porco te. Alessio. Allora vai. Rovrena Alessia. Ce la faccio. Rovrena Alessia. Domanda per il video. Qual è la cosa più bella che vi è successa in tutta la vostra vita? Mamito. In tutto ciò Mamito si è svegliato, è lì che sta giocando nella sua nuova postazione. Qua stiamo finendo la nuova cameretta di Mamito. E... la cameretta di Mamito, la cameretta di Marte. Niente, la ridarella oggi non è ancora finita. Ci chiede, ma chi è Voce? Giusto, nessuno, Voce, ma chi è Voce? Ma chi deve essere Voce? Ce lo siamo inventati ragazzi, Voce non esiste. Ma dove eravamo finiti? Non lo so. Mamo! Perché? Lo so, mamo. Voce ci ha fatto scomparire. Quindi Voce esiste. Ok, dove stavamo? Tu ti ricordi qualcosa? Io non nulla. Mi ricordo niente. Completo vuoto per due minuti. Isabella ci chiede, domanda per il video di domani. Se Martino piange durante la notte, chi va da lui? Chi riesce a svegliarsi? Sì. Tutti e due. Entrambi. Mammo, tutti e due. Delle volte tutte e due proprio, delle volte uno o l'altro, dipende se uno è più stanco dell'altro. Però ci vero, ci dividiamo. È vero, sì, siamo sì, una sì. Coppia perfetta, mamma. Laura Cola ci chiede, la mia domanda per voi è: come vi siete innamorati l'uno per l'altro e come vi siete conosciuti? Siete fantastici, vi adoro. Ciao Laura. Allora, rispondo io, ci siamo innamorati guardando le stelle. Le stelle. È vero. Racchiude tutto praticamente. E invece come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti qui a Milano. Qua a Milano, quando lei è salita di Milano, perché lei è di Roma, io sono di Torino. Mi sono trasferito anni fa a Milano, lei si è trasferita a Milano. E poi là, colpo di fulmine, l'ho rubata e l'ho portata via con me. Ci siamo rubati entrambi. L'ho portata via con me nel mio tappeto volante. Mamma, ti piace questa nuova stanza dei giochi? Direi di sì. Guarda qua, che bello. È vicino al letto di mamma e papà. Senti, mamma. Però adesso arriviamo alla domanda, diciamo che ci avete fatto di più di tutte, ok? Ce ne avete fatto tantissime. Ah, okay. Altre vi risponderemo magari in altri video. Okay. Ma una domanda che davvero ci avete fatto in... tantissimi. Veramente ovunque. Tantissimi. Che fine ha fatto Ciuchino? Per chi non lo sapesse, noi avevamo un gatto. Perché sì, non c'è più Ciuchino. Non c'è più. Non c'è più, non perché è andato in cielo. Allora, ci siamo seduti perché qua dobbiamo parlare comunque seriamente di quello che è successo. E anche dare una risposta seria a tutte le persone che ci hanno chiesto. Che fine abbia fatto Ciuchino? Il nostro gattino. Esatto. Diciamo che Ciuchino è stato preso in questa corso... domanda ci hanno fatto in tantissimi. Sì, sia su Instagram, dappertutto. E... però abbiamo detto risponderemo perché anche perché non abbiamo niente da nascondere in realtà. Diciamo che Ciuchino è stato preso durante la gravidanza. Volevamo prendere un animale domestico. Un animale domestico che teneva compagnia con noi e potesse crescere anche insieme Martino. A Martino. Anche Mamo perché... si voleva sentiva... essere anche lui sì, partecipe. Non voleva più stare là, voleva essere partecipe. Anche perché Mamo l'ha conosciuto Ciuchino, eh. Eh sì. Quando abbiamo preso Ciuchino ci siamo subito resi conto che era comunque un gatto molto molto vivace, ma felino proprio. Però la proprietaria inizialmente ci disse chi si metterà sulla pancia. Sulla pancia sarà a contatto, perché anche dice che il suo che aveva, che ha fatto i figli, che probabilmente il figlio sarebbe Ciuchino, dormiva sulla sua pancia sì. Per tutta la gravidanza. E è andato completamente il contrario, è perché Ciuchino è sempre stato poco affettuoso, per niente, non era proprio un animale da compagnia. Forse quei pochi video che vedevate voi sì. Era perché comunque era tranquillo, seduto da una parte e noi lo riprendevamo in quel momento. Erano i pochi momenti e il resto della giornata Ciuchino era molto molto sembrava una piccola tigre ed effettivamente non era il caso di tenere, come sappiamo, una piccola tigre dentro casa, esatto. Perché in primis lui non amava proprio essere toccato. Cioè tu andavi a carezzarlo con la mano, appena vedeva che la mano si avvicinava sulla sua faccia o sul suo corpo cominciava a soffiarti o a graffiarti. Sicuramente non è una casa che si prestava tantissimo per un gatto.
perché è un open space, un loft molto aperto con poche camere che puoi chiudere. È tutto aperto, è praticamente tutto aperto. Quindi per una famiglia tutto aperto. Non abbiamo proprio lo spazio dove potevamo tenere Martino completamente al chiuso. Sicuro. Esatto. Quindi abbiamo avuto, diciamo, i problemi già durante la gravidanza. È stata veramente pesante per me, perché comunque avere la paura di alzarsi dal letto ed essere attaccati. A me mi ha attaccato un bel paio di volte, ti ricordi, durante la notte. Sì. Non era un gatto, non è, perché c'è Ciuchino, non è un gatto cattivo. È solo che è molto selvaggio. Esatto. Non è il classico gatto carino che ti si mette sulle gambe, lo accarezzi tutto il giorno. Per no, niente proprio. Ciuchino non questa era cosa quello. Era impossibile. 7 secondi per 9 mesi. Stare attenti a dove cammini, dove vai, come lo guardi. Cioè, proprio una cosa assurda. Era veramente tosta. Io in gravidanza, quindi ero incinta. Dobbiamo comunque dire sinceramente che ce l'abbiamo messa tutta per poterlo tenere. Raga, l'abbiamo provato. Perché abbiamo messo, gli abbiamo dato stimoli, gli abbiamo preso giochi, gli abbiamo messo cose per arrampicarsi. Gli abbiamo attaccato le cose sulle finestre. Diciamo che, ecco, abbiamo dovuto prendere questa decisione anche perché abbiamo provato anche a castrarlo. Perché dentro ci hanno una casa ci hanno consigliato tutte le persone che hanno un gatto maschio lo castrano, perché comunque almeno lui è più tranquillo. Sì. Non ha quella cosa di andare a cercare le prede fuori, quindi non c'era il problema che potesse scappare. Abbiamo fatto di tutto. Purtroppo Ciuchino non è mai cambiato. Diciamo che era un discorso che noi ci tenevamo a farvi, anche per dirvi che noi davvero ce l'abbiamo messa tutta. Ciuchino gli vogliamo bene, ma ci siamo guardati e stava diventando veramente un problema. No, quando ho visto per la che nostra ha cercato famiglia. Che ha soffiato la prima volta a Martino e continuava a saltare dentro la culla per andare lì con la zampetta e mettere le unghie, diciamo, per la sicurezza di Martino soprattutto, abbiamo dovuto darlo e la nostra signora, tranquillità. Adesso sta con questa signora, con signora che è amica che di famiglia. Esatto, possiamo andarla a vedere quando vogliamo. Lei lo adora, ha messo anche tipo le telecamerine per guardarlo. Sì. Non si sa mai che in un futuro, magari quando cambieremo casa, magari potrà tornare a far parte della nostra famiglia. Vi faccio vedere qualche video di Ciuchino, sta bene in questa, da questa amica di famiglia, ci manda sempre i video, sempre le cose. Perché non è che gli vogliamo male, l'abbiamo tolto, perché siamo dei... No. Però ci siamo guardate e mi ha detto dobbiamo essere responsabili per Martino. E dobbiamo essere tranquilli, non è la questione, non vogliamo più il gatto. Esatto, non potevamo rischiare. Il giorno qua. Prima del parto, devo dire una cosa, il giorno prima del parto lì ho capito proprio che non poteva esserci più niente, perché il giorno prima del parto lui mi è saltato in faccia, mi ha messo un dente qua, mi ha aperto e mi ha graffiato qua, quindi da lì abbiamo detto basta. Queste cose voi non le avevate manco mai viste perché non ve le mostravamo, però sono cose che sono successe, ne sono successe tante. Non era un gatto cattivo, ripetiamo, era un gatto molto molto selvaggio, selvatico. Era un perché felino, era un gatto razza, era una razza molto felina, il gatto, cioè, del Bengala, un gatto difficile da gestire. Esatto. E con un bambino neonato. Però non ce l'avevano detto. Quindi sta bene, noi siamo contenti che sia bene, meglio. L'importante è che stia bene lui. Esatto, lui sta bene lì e noi siamo felici. Sta bene. Noi siamo felici così. Anche perché voi direte "Vabbè, adesso esempio, facciamo un esempio, la Sabri, no? Ha tipo 8 gatti, no? Ma noi abbiamo visto questi 8 gatti. Sono dolci. Sono dei gatti. Esatto. Non è che sono cattivi. Esatto. Sono dei gatti. Sì. Quindi sono. Ciuchino non era cattivo, ma era molto molto felino e predatore. Esatto. E prendeva come prede anche me, lui. Come una e tigre. Martino. Come una tigre. Esatto. Quindi non capiva che non poteva farlo. E l'abbiamo provato in tutti i modi, non capiva. Ciuchino sta benissimo. E quindi Ciuchino, se ci stai sentendo, ti mandiamo un bacio e ti verremo a trovare presto. Certo, ovvio. Quindi non siamo delle persone cattive come no. Dove è finito Ciuchino? Perché non lo posso stare più? Ah, ma il gatto! Non l'abbiamo mai abbandonato, mai. Anzi, abbiamo provato in tutti i modi purché restasse esatto. con noi. Abbiamo cercato di risolvere il problema, ma una certa... Ma come sapete anche voi, e credo che anche voi lo capirete. Se abbiamo, preso una decisione del genere, potete capire... Per un bambino comunque, esatto. Un neonato. Cioè io credo che anche voi sareste un neonato in casa. Sì, la priorità era il benessere, la tranquillità della famiglia e di Martino. E l'importante è anche che Ciuchino andasse in una casa esatto. che stesse bene, si prendessero cura di lui. Ridendo, scherzando, qua sono quasi le 7, fra un po' è ora di cena. Noi abbiamo ancora un sacco di cose da mettere a posto. Ma dobbiamo aprire anche le scatole, ci sono arrivati i regali per Martino. Andiamo, dai, andiamo regali per Martino. Sono arrivati i regali per Martino, andiamo ad aprirli. Andiamo ad aprirli. Cosa ci hanno mandato? FP sarà per Fisher Price. Aspetta, apriamo. Unboxing. Apriamo la letterina. Prima di tutto si apre la letterina. Fisher. Una specie di joystick per il joystick neonato. Per i neonati. Ah, figata, guarda. Primera posición.
Primera, senti, senti. Primer nivel, primera posición. Ma in spagnolo. Dale, gas. Dale, gas. Mi sa che devo impostare l'italiano, però. Massimo regalo. Carta, io volevo dire. Vai. Carta, la carta. Carta, la carta. Quello che desideravo tanto. Quello che desideravo tanto. Quello che gira solo. Dopo ve lo facciamo vedere montato. Adesso andiamo a mangiare. Ma prima una domanda per te, amore. Allora, amore, Sofia Rattin chiede una domanda: ma Mamito beve solo latte preparato o anche quello della mamma? Siete il trio migliore? Allora, questa domanda è un'altra di quelle, che fanno tantissimo. Tutti, sì. Esatto. Allora, se vedete che io gli do il biberon, c'è un motivo. Non perché io sono una mamma cattiva, una mamma che non vuole. No, semplicemente perché una settimana dopo che ho partorito ho contratto il Covid, ok? E il Covid, dopo una settimana, lui era tranquillo, ho chiamato l'ostetrico, ho chiamato... Mi hanno detto... Diciamo che cioè, l'abbiamo preso per una settimana entrambi. Esatto. E da quando lei l'ha preso, lei prima aveva tantissimo latte. Sì, lui ancora lo allattavo, quindi si è preso tutte le difese immunitarie, infatti Martino sta da Dio. L'unica cosa è che quando mi è finito il Covid se n'è andato anche il latte. Quindi, per mia sfortuna, non per mia colpa, più che altro... Io devo usare il latte artificiale. Diciamo che la pediatra ci ha detto che Martino sta crescendo benissimo. Anzi, ha perché, già fatto uno scatto di crescita, esatto. Bellissimo. Io per un mese ho allattato Martino, ma tantissimo, sì, col sì, mio sì, personale sì. Cioè, raga, veramente tanto. Poi quando non ce l'ho più avuto, vabbè. Io vabbè. Pure sono stata cresciuta con latte in polvere. Vi dico che Martino cresce benissimo, esatto. Sta benissimo. Quindi va benissimo il latte che gli diamo. Esatto, e poi quindi niente, no, non lo allatto, ma ma prende il latte artificiale. Esatto, e tra l'altro, comunque, nei pro e nei contro del latte artificiale, il pro è che ci possiamo veramente esatto. dividere al 50%, perché posso darglielo anch'io il latte, e quindi la divisione mamma e papà è quasi al 50%. Quindi, diciamo che lei si occupa. Che non potete allattare più perché avete finito il latte. Chi se ne frega. Chi se ne frega, date il latte esatto. artificiale. Così però... vi può dare una mano pure vostro marito, il vostro compagno. Magari, ecco, l'unica cosa che io faccio di meno è togliergli le caccoline. E quando fa proprio le pupù, quelle enormi. Perché adesso iniziano a puzzare, Mamito. Iniziano a puzzare le cacche di Mamito. Le pulisco. Però la mamma è più brava, su questo devo ammettere, più brava. Ma su questo la mamma è più brava. Ma quasi tutti i maschietti. No, lo faccio, tutti i papà lo pulisco, Però ammetto che lei sia decisamente più brava. Il sogno della mamma si è avverato. Un coso che gira da solo. Si stava addormentando. Buonanotte, Mamito. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, Mamito. Sì, funziona. Perché? Perché? Oh! Dai amore, ordiniamo la spesa online, ti prego. Va bene. E la cena è servita! Sì! Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Noi mangiamo, ragazzi. E oggi vi salutiamo qua, il video direi che è stato abbastanza lungo. Spero l'abbiate visto tutto, perché soprattutto le ultime due domande erano serie e importanti. In tanti ce l'avete chieste. Noi vi salutiamo, se siete arrivati a questo punto del video commentate tutti con a domani Space Family. Ma? Cosa? Vorrei sapere, io personalmente, sì. che video vorreste vedere fatto da noi due? Fatecelo sapere qui sotto. E quindi noi ci salutiamo e come diciamo sempre, casomai non ci rivedessimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.